Ho 24 ore a partire da adesso per raggiungere Arial usando le strategie più stupide del gioco. In questo momento mi trovo diamante 2 e alla fine scopriremo che rank ho raggiunto. Come potete vedere mi sono travestito tutto quanto di verde, perché come prima strategia andrò ad atterrare qui a Cupo Cancello per nascondermi proprio qui tra i fiumi che ci sono, in particolare tra le cascate, e vedere chi ci casca. Ma durante il video utilizzerò delle tecniche veramente incredibili e soprattutto molto stupide. Ok, prendiamo subito delle armi e poi ci andiamo subito a nascondere. Ok, ho ucciso una persona, perfetto. Ci curiamo e andiamo subito a nasconderci. Ok, ci mettiamo qua. Ragazzi, non mi possono vedere. Non mi possono vedere, infatti là già c'è uno e direi subito di targettarlo. E non mi resta a camperare. No, come ha fatto a vedermi? Come ha fatto? No. Come seconda strategia siamo atterrati qui in un posto totalmente a caso per prendere più materiali possibili, perché posso giocare solo con le Skybase. Chi me l'ha fatto fare una cosa del genere? Quindi prendiamo tutto il loot e prendiamo anche le ali per sicurezza. E qui c'è stato qualcuno. E poi mi sono anche messo la skin più stupida che avevo. Da dove è uscito questo? Oh mio Dio, che questo stava facendo qualche challenge strana. Comunque iscriviti e lascia like se anche tu vorresti diventare real. Andiamo a killare più persone possibili, perché con più kill avrò anche più materiali facilmente. Qui c'è della gente che sta anche fightando, quindi ci infiltriamo in questo modo super cattivo. A questo punto non mi resta che fightare quel tizio lì, farmare tutti i materiali possibili e andare subito a fare la skybase più bella mai vista. Ma quello sta salendo ancora di più là sopra. Zio, ti devo fightare, vieni qua. Fatemi fare una cosa. Eccoli. Mi vado addosso, gli devo andare addosso. Però ricordatevi, non lasciate mai più Gabri cucinare. Prendiamo il muro. Ma stanno timmando, che cavolo dici? Vabbè, almeno l'ho ucciso, guarda quanti bei materiali avevano. Però non sono ancora full, devo essere totalmente full. Quindi vado a vedere le ultime persone che sento da queste parti. Tipo questi due che gli sono entrato in questo modo bellissimo e sono morti. Perfetto ragazzi, siamo finalmente full di tutto. Direi che è giunta l'ora di iniziare la nostra beata skybase. E inizierei proprio qui nel chill più totale ragazzi. In questo modo facciamo le scale così, esatto. Saliamo e saliamo ancora di più. Scrivetemi poi nei commenti qual è stata la miglior strategia che ho applicato in questo video. Mica dovrei salire ancora di più, non saprei. E saliamo ancora di più e iniziamo a mettere il pavimento in questo modo con la piramide. Sotto c'è anche il treno. Ok, direi di sprecare meno materiali, anche perché siamo messi veramente male per quanto riguarda i materiali. E qui la safe non è nemmeno tanto di nostro aiuto. Speriamo solo che nessuno alzi la testa e dica: ma per caso qualcuno sta facendo una skybase? No, che cosa ho fatto? Ti prego, devi fare qualcosa di giusto. No! Come ho fatto a cadere? Mi ha fatto cadere! Non ci posso credere. Ora è giunto il momento che speravo mai arrivasse, cioè quello di giocare con il pad cercando di vincere, cosa che non succederà. Anche perché faccio schifo con il pad, ma ci proviamo lo stesso. Io direi di atterrare in un posto totalmente vuoto, in modo che forse riusciamo anche a sopravvivere. Indovina un po', sono atterrato qui sul vuoto. Letteralmente. Madonna, tanta chi mi ha fatto giocare da pad. Toglietemi questa idea dalla testa. Peggior idea mai pensata. È bello che ci ho giocato pure per circa 2 anni a Fortnite da pad. Però fa niente, dai, ci proviamo lo stesso. Qui c'è il cimitero, dimmi che è il cimitero. C'è qualche arma forte che mi permette di... No, c'è gente. Dammi subito quest'arma. Fammi boxare, guarda quanto sono lento. Sono l'uomo più lento del mondo. Allora, se non mi pusha posso anche sopravvivere. Se mi pusha sono morto. Ok, sono stupido io, ma ci riprovo. Sono sempre da pad, perché qui non demordiamo. Qui abbiamo il coraggio di pushare tutti con il pad di 10 anni fa. Ma comunque ci proviamo. Perché nessuno sta atterrando al mondo sotterraneo? E perché io sto atterrando al mondo sotterraneo? Ho fatto la cosa più stupida mai vista, atterrare qui. Ok, sono morto. Oddio, forse no. Ti prego, mira assistita. Assistita, aiutami tu. Non vuole collaborare la mira assistita. Allora, devo focalizzarmi sul vincere. Devo focalizzarmi sul vincere. Ce la posso fare. Devo vincere la partita da pad. Ok, lì c'è un tipo di prima. Se riesco a laserarlo con... in assist è perfetto. Si è allontanato di suo. Però sinceramente questo bellissimo loot io lo prenderei, dato che un loot del genere non si può rifiutare assolutamente. Ma ti stai un poco fermo, che ti muovi tutto il tempo. Oh, sta fightando. Ma
mio Dio, la mira assistita. Non ci credo, la mira assistita. Ti prego, mi manca un colpo, ti prego. Potrebbe essere la mia prima kill. Potrebbe essere la mia prima kill, ti supplico. Fammela fare, fammi fare questa kill, ti prego. Ti supplico, potrebbe essere la mia prima kill. Collabora, ti prego. È sceso. Dov'è, dov'è? Eccolo. Non ci credo, non ci credo, sono riuscito a fare una kill. Sono riuscito a fare una kill da pad. Non ci credo, sì. L'obiettivo però è vincere la partita da pad. Questo è il problema. Ma non demordiamo, mi devo impegnare che me la porto a casa. Dai, ragazzi, ce la posso fare a vincere questa partita? Scrivetelo ora nei commenti, perché io credo in me stesso. Poi non so se voi credete in me. Comunque, parlando seriamente, la mira assistita è davvero qualcosa di rottissimo. Io adesso faccio la giocata del secolo. Me la campero qui nel bunker, così aspetto che arriva qualcuno, lo uccido, faccio le kill, vinco la partita, guadagno 100.000 euro in questo modo, perché così divento il primo e più forte in Italia. Ok, sto esagerando. Io mi metto qua e mi metto ad aspettare il bunker. Perfetto, adesso si dovrebbe aprire questo dannato bunker. Voglio il tuo bellissimo loot e vedo anche le ali di Icaro là dentro. No, sento qualcuno nelle vicinanze. Non ci provare, non provare a joinare qui e non ci riuscirai. Perché questo è il mio posto. No, non ci credo, l'ho ucciso. Non ci credo, l'ho ucciso. Non ci... No, 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 no. Ragazzi, io passo da pad. Io passo... No, no, faccio cagare, cioè. Prendiamo qui tutto quello che c'è. Oh, guarda che goduria. Loot fatto bene. Beh, non è chissà quanto godurioso, però comunque c'è tanta bella roba. Le ali ho cambiato idea. Non me le voglio più prendere, perché adesso, dato che sono il player più forte al mondo, li pusherò tutti quanti. No, c'è qualcuno alle vicinanze. Fatemi scappare, fatemi scappare. C'è qualcuno col medaglione, vuol dire che è un pro player assurdo. Fatemi scappare subito. Proprio subito, guarda come corro. Scappa, scappa. Breve cambio di auto. E in tutto questo noi siamo 14, io sono da pad e sono riuscito a sopravvivere fino ad adesso e forse riesco anche a vincere. Forse, parolone vincere in queste situazioni. Ok, dato che c'è qualcuno che sta tirando il treno, vorrei provarlo a laserare dall'alto. Eccolo, l'ho visto quel tizio sul treno. Ma se tipo riuscissi ad investirlo sarebbe il top del top, ragazzi. Se tipo in questo modo riuscissi ad investirlo e poi in questo modo riuscissi anche ad ucciderlo, sarebbe una cosa incredibile, no? Siete presente quando uccidete i player più forti di voi? Allora, ma se tipo gli entrassi così, ragazzi? Ma per evitare sono lentissimo. Ricarica, 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 che io lo uccido di mitra questo. Ok, qua si stanno mettendo in 2 contro 1. 2 contro 1 non va affatto bene. No! 28 di vita! 28 di vita! Non ci credo! E a te non ti voglio più vedere. Come ultima strategia abbiamo quella di nasconderci sul treno per tutto il game. E sarà un grande problema partendo già dal fatto che devo atterrare proprio sul treno. Non so se ci riesco. Ok, sto ragionando un attimo. Comunque, dopo questa partita scopriremo anche quale rank ho raggiunto. Non posso prendere nessuna di queste armi che stanno qua vicino. Nemmeno questo bellissimo pompa che vorrei prendere. Ti voglio, non posso prenderti. Però ancheriamo subito questo bellissimo forziere. Andiamo a prendere tutte le armi che sono qui. E anche le cure, ovviamente. Queste cose le possiamo prendere. Autista del treno, gentilmente non mi portare in posti troppo lontani. Anche perché soffro di mal di treno. Ecco quel bellissimo loot del treno che subito ci pappiamo, perché è molto molto pappabile. Vabbè, ora non mi resta che aspettare e fightare tutti quelli che vedo in lontananza. Ok, mi stanno sparando. 20, ho fatto 20, ragazzi. Mi devo nascondere qua sotto, non posso manco buildare. A parte che non ho mazzo, ma non posso buildare proprio io. Oh, ma cosa fai? Oh, però ti ho distrutto, Ho distrutto, bello mio. Vai, sali sul treno. Non ci credo, treno di me. Mamma mia, se seguire il treno sarà una cosa brutta. Madonna mia, se sarà orrendo. Fatemi fare una cosa. Ok, ok, velocissimo, velocissimo. Avevo bisogno giusto di un paio di cure. E lì c'è uno che secondo lui non l'ho visto. Secondo lui sono stupido e non lo vedo. Ok, guarda quello, tutti quei cecchini. Ma pushatemi. Ok, stiamo per giungere qui a rotaie. E questo è il mio momento per farmare un po' di materiali. Ti prego, veloce, veloce. Dai, 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 che li devo farmare tutti. Dato che qui giustamente il treno si ferma, abbiamo un pochetto di tempo. Presto, il treno dovrebbe ripartire a tutta velocità, quindi mi devo preparare psicologicamente. Oh, mi hanno sparato. Da dove? Pushami, ti prego, voglio fightare. Ok, qui il treno si sta fermando, ragazzi. Ho il tempo di prendere velocemente munizioni, cose che mi possono servire. Devo prendere 2 medikit perché sicuro il treno passerà per la safe. Guarda quel pesce secco. Oddio, quel pesce secco mi ha distrutto. Non ci posso credere. Ok, è giunta l'ora di vedere che rank siamo arrivati. All'inizio eravamo diamante 2 e adesso siamo ancora diamante 2.